Buongiorno a tutti, ciao a tutti. Oggi vorrei fare un video un po' chiacchiericcio perché voglio parlare un po' di questa cosa, no, che ho letto un po' sui social in questo periodo, e cioè il fatto di aver creato un corso universitario per diventare influencer. E poi vorrei parlare dell'iniziativa barra corso che terrà Nicole Kiss & Makeup 01. Prima di tutto però vi ricordo che se volete vi potete iscrivere al mio canale, che è gratuito ovviamente, cliccando appunto sul tasto iscriviti e poi anche attivando la campanellina per le notifiche, e seguitemi sui social e sotto trovate tutti i link, soprattutto Instagram, perché lì posto spesso. Comunque, torniamo a noi. Ho visto questo post, comunque questa notizia, per cui appunto un'università ha creato, mi sembra nel corso di nella facoltà di scienze delle comunicazioni, il corso per diventare influencer. Ok, diciamo, appena ho visto la cosa ho avuto la reazione che penso abbiano avuto un po' tutti, cioè quella di sorridere pensando che fosse un po' una cavolata, magari una trovata anche pubblicitaria, però poi ragionando mi sono resa conto che forse questa mia prima reazione era dovuta a un pregiudizio, diciamo così, che ho nei confronti degli influencer, perché ho magari in mente il classico, diciamo, stereotipo dell'influencer, il classico appunto personaggio un po' trash, un po' comunque inesperto, che si trova a pubblicizzare di qua e di là prodotti di cui non conosce nulla e che posta contenuti più o meno identici a quello di altri influencer come lui. Per cui c'è appunto questo di fatto un po' di come si può dire, di, non mi viene la parola, di rifiuto nel considerare appunto quello dell'influencer un lavoro, perché si ha forse in mente questo stereotipo. Però poi ho pensato, ma quante volte anche sotto ai video, ai post di questi personaggi leggiamo commenti del tipo: ma vai a lavorare, ma vai a studiare, ma vai a trovarti un lavoro vero. E quindi ora c'è l'università che dà la possibilità appunto di ottenere veramente un attestato che attesta appunto che si è un influencer. Poi ora, ok, la teoria è una cosa, la pratica è un'altra, ma questo è quello che succede in ogni lavoro. Però di fatto una base, per quantomeno anche solo teorica, è bene averla, perché nessun lavoro si può improvvisare guardando solo quello che fanno gli altri. Per cui io trovo che sia veramente giusto creare questo corso, ma semplicemente anche perché l'università deve essere anche un, diciamo, intermezzo tra la carriera appunto da studente, di studente, o comunque appunto lo studio, e poi però il mondo del lavoro. Quindi l'università deve aiutare e dare gli strumenti per accedere al mondo del lavoro. E quindi io trovo che la creazione di questo corso è anche un modo per dimostrare appunto che l'università è comunque al passo con i tempi e cerca appunto di creare queste nuove figure di lavoratori che, ovviamente il mondo va avanti, la tecnologia va avanti, sono lavoratori che sempre di più lavorano attraverso appunto le piattaforme digitali, i social, che sono il modo di comunicare che va di moda adesso. Quindi per me il corso universitario è giustissimo, anche perché permette appunto di avere una base di conoscenze di diverse materie, che ne so, il marketing, ma anche la psicologia legata al marketing, l'economia. Ora, io non so, forse anche un po' di diritto del lavoro, comunque un'infarinatura un po' base per approcciarsi a questo nuovo mondo, che è il mondo appunto digitale.
E quindi per me questo è giusto e anzi, almeno c'è veramente un'attestazione che attesta che uno è un influencer, perché altrimenti chiunque si autoproclama influencer semplicemente perché ha un po' di follower di qua, un po' di follower di là e si autoproclama influencer senza magari avere appunto nessuna competenza, nessuna conoscenza. Poi però il mio, diciamo, entusiasmo per questa cosa è stato smorzato dal post di Nicole di Kiss & Makeup 01 che forse proprio sulla scia di questa notizia è stata contattata da chi organizza questo tipo di corsi e invita quindi a partecipare ad una lezione che terrà lei proprio su come diventare influencer e cosa fare e cosa non fare. E andando poi a cliccare sul link di questo corso, vedendo appunto quello che c'è scritto, il prezzo per 7 ore di lezione è di 220 euro con lo sconto, perché altrimenti sarebbero 260 euro. Ecco, ora questa notizia mi ha letteralmente fatto di nuovo ripiombare nella tristezza e nella depressione, perché ho di nuovo in mente la figura dell'influencer incompetente. Allora, è indubbio che ha tanti follower, però questo non può bastare a qualificare una persona influencer, perché molto spesso anche lei si ritrova a pubblicizzare le stesse cose che in quel momento pubblicizzano tutti, a fare video sempre sponsorizzati uguali a quello che stanno facendo tutti gli altri. Quindi in realtà lei chi è per insegnare a noi cosa fare? Anche perché le cose che può dirci lei, allora, sono due di due tipi: o quelle classiche, solite, che ci ha sempre detto, o che comunque si sentono da altri che fanno video del genere su come avere successo appunto su Instagram, su YouTube, insomma, no? Quelle cose lì. Oppure sono nozioni che le hanno detto di dire quelli che organizzano il corso, e quindi di fatto lei non è un'esperta, non è una professoressa, un docente, cioè non ha una conoscenza di diversi appunto argomenti, è una ragazza semplice che ha avuto la fortuna di entrare sui social in un momento propizio, ha avuto la fortuna di avere questi follower, però in realtà non è un'esperta in nulla. Quindi io trovo molto più giusto pagare per frequentare il corso universitario, perché comunque per essere un influencer, oltre che appunto a conoscere un po' il mondo di questi appunto social, conoscere il mondo in generale, quindi il marketing, l'economia, il diritto, no? Che regola queste cose, devi anche sapere utilizzare software, attrezzature per creare i tuoi contenuti, però questo deve poi servire ad avere una propria personalità, a creare dei propri contenuti che siano comunque originali, che dimostrano che sei diverso dagli altri, perché altrimenti come fai ad essere un influencer? Chi vuoi influenzare se fai le stesse cose che fanno tutti gli altri nello stesso momento? Cioè, siete solamente manipolati da chi deve pubblicizzare le cose e non avete una propria personalità. Quindi questa notizia del corso di Nicole io veramente la trovo brutta, perché dimostra di nuovo quella, diciamo, tendenza a voler un po' italiana, a voler, diciamo, ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo, quindi come se 7 ore di chiacchiere bastassero a diventare, non lo so, il re dei social
a guadagnare da oggi a domani migliaia di euro al mese, perché questa persona ci dà delle dritte che poi saranno le stesse sentite mille volte da altri, che non servono a nulla. Cioè, come si può pensare che seguire 7 ore di corso ti possa far diventare diverso rispetto a come eri 7 ore prima? Cioè, non credo. Ci vuole appunto non solo la personalità, ma poi l'abilità a saper utilizzare diverse cose, a sapere appunto come muoversi. Quindi, e allo stesso modo, anche io, no, oggi per esempio torno dopo aver fatto il corso che è obbligatorio per il mio lavoro, comunque per il lavoro, sul primo soccorso. Quindi ci hanno fatto questo corso che è durato appunto 7 ore, in cui ci hanno spiegato cosa fare in caso di emergenza, come appunto intervenire di fronte a qualcuno che sta a terra e sta male, no? Cioè, ma io vi dovessi dire che dopo queste 7 ore mi sento in grado di soccorrere qualcuno ferito, qualcuno incosciente, o peggio ancora qualcuno che è, non lo so, senza respiro, io non me la sento sinceramente. Cioè, non mi sento così tanto esperta da fare queste cose, cioè no. Anche perché io poi ho ascoltato la teoria, sì, c'era il manichino per fare le prove, ma insomma, poi in realtà è un'altra cosa trovarsi in mezzo ad un incidente, ad una situazione un po' di crisi. Insomma, non è proprio come stare in un'aula a sentire cosa devi fare. E allo stesso modo, la stessa cosa quindi è questa: perché pagare tutti questi soldi per 7 ore di chiacchiere inutili? E secondo me l'unico modo è iniziare veramente a snobbare questi personaggi, a non partecipare ai loro eventi, a non comprare i loro prodotti. Stessa cosa, non so se avete visto questi appunto influencer che, tra virgolette, magari, che ne so, sono il tronista di turno o qualcuno che è emerso da questi programmi trash televisivi e è emerso, che crea così all'improvviso una linea di abbigliamento, una linea di trucchi, di prodotti che poi sono orrendi. Cioè, se andate a guardare anche queste linee di abbigliamento che portano poi il nome solo di queste influenze, poi ovviamente non è che li fanno loro, non li progettano loro, perché non hanno le capacità, non hanno studiato design, non hanno studiato moda, non sono esperti di prodotti chimici, comunque di prodotti che poi possono appunto diventare make-up, cioè mettono solo il nome, sono orrendi. Ma semplicemente perché anche essere uno stilista non è così semplice: prendo un foglio, disegno un vestito. Cioè, anche lì c'è chi studia per diventare stilista e non fa solo l'università, va a studiare anche all'estero. Cioè, è un percorso complicato, perché altrimenti allora saremmo tutti stilisti, tutti ci metteremmo lì a disegnare e infatti sono poi delle linee di abbigliamento orrende. E appunto bisognerebbe iniziare un po' a veramente smetterla di comprare queste cose, di seguire solo chi effettivamente ha delle competenze per parlarci di quello di cui ci parla. E non lo so, io sono quindi favorevolissima al corso di laurea, anche se appunto, ripeto, non basta solo quello, poi occorre la pratica, però già ti dà una bella base. E contraria invece a tutte queste iniziative che servono solo ad arricchire ulteriormente questi personaggi che continuano appunto a non essere esperti di nulla. Quindi questo è il mio punto di vista, e fatemi sapere se anche voi siete d'accordo e se anche voi siete rimasti un po' così alla notizia del corso universitario, però poi vi siete ricreduti, perché secondo me invece è una cosa positiva. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!